forza. Oggi compagnia numerosa, 5 moto con Federico, Manuel. Davanti abbiamo Sergio con Ornella, poi siamo io e Giuliana, dietro c'è Cesare e dietro c'è Luca con Donatella. Direzione, facciamo il giro dei passi svizzeri, 4 passi o 5, adesso vediamo come si mette la giornata. E comunque sembra un bel girone perché sono 400 km più o meno in posti che sono strepitosi, quindi vedremo strada facendo. Il primo tratto di Superstrada e adesso ci incanaliamo nella statale 33, che è anche quella la statale 33, e niente, ci dirigiamo appunto verso il Simplon. Temperatura direi fino adesso perfetta, 22 gradi e mezzo, è davvero piacevole. I lavori continuano da 20 anni, 30, 40, non mi ricordo più, però da sempre. E siamo arrivati al passo del Sempione, il primo dei passi di oggi. L'ambiente è sempre spettacolare, eh? Bene, dopo una breve sosta al Simplon Pass proseguiamo, scendiamo adesso diciamo verso Briga, dove prenderemo la direzione della Furkastrasse e saliremo appunto al secondo passo, che è il Grimsel, il passo del Grimsel, e via, molto bene. Siamo al quarto semaforo. Speriamo che non ce ne siano altri. Cittadina svizzera tranquilla e beata del Valdese. E adesso ci dirigiamo verso quella che è la Furkastrasse e iniziamo ad entrarci dentro nella Svizzera. Poi andremo ad
addirittura a sconfinare nel Bernese. Quinto semaforo. Beh dai, non si può dire che non fanno i lavori. Qui se si vuole si va al Nufene, al passo di Novena, e però noi andiamo dritti verso il Furca per poi tagliare su verso il Grinzel, non lo facciamo oggi e quindi niente, ci godiamo un po' questi bei paesaggi che sono tenuti veramente bene, sono svizzeri sotto tutti i profili. Davanti si vede la salita al Grinzel, che adesso tra poco affronteremo, e lassù c'è il lago e ci prendiamo una pausa. Cima che si vede dal Galenstock, ottima, bellissima, c'è alpinistica. Ed eccoci al secondo passo, cioè il Grinzel. Always be yourself along the way.
dopo una breve pausa, dopo aver visto le marmotte in carcere, riprendiamo quella che è la nostra strada, che adesso come obiettivo prossimo al terzo passo, che è il system, e quindi adesso dal Grimsel, che è stupendo, e adesso c'è qua sotto anche il lago del Grimsel, e andiamo verso Interkirchen per poi salire appunto al system pass. Guttanen, qui siamo a Guttanen, il limite di velocità è di 30 km orari. Bene, bene, adesso siamo scesi appunto al Grimsel, siamo arrivati a Interkirchen, come cavolo si chiama, e abbiamo preso la Sustenstrasse che ci porterà al Susten in più o meno mezz'oretta. Altro semaforo. E siamo all'ottavo. Eccolo qua. E con questi sono 8 semafori. Ci avviciniamo al system. Tra 5 minuti. Terzo passo. Ottavo semaforo, terzo passo. Spettacolo. Ghiacciaio del Sist enorme. Ah, ce n'è ancora uno, mi sa, di semaforo, prima di arrivare al Sist. Eccolo qua. Ecco quello. Nono semaforo. Mi danno da lavorare parecchio. Eccoci arrivati al passo del system. Eccoci qua, eccoci qua. Riprendiamo dal passo del Susten, adesso si scende in questa bellissima vallata per andare ad Andermatt e da lì risaliamo per andare al passo del San Gottardo. Qui abbiamo fatto anche una sosta un po' più lunga perché abbiamo mangiato questo panino, meritato panino, anche perché sono le 13:30 e quindi perfetto, tutto procede benissimo. I've woken up in a hotel room, my worries as big as the moon,
have no idea what or where I am. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. Siamo arrivati a Gospenthal, adesso tra un attimo siamo sulla Gottardo Strasse, tra un attimo insomma inizieremo a salire al passo del Gottardo. Il pezzo l'abbiamo già salito perché Gospenthal è già più su, diciamo, del livello base della Svizzera. Eccoci, adesso troviamo un buco dove parcheggiare. Another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that'll Stiamo lasciando il passo del Gottardo, che era l'ultimo dei quattro passi di oggi che avevamo messo a programma, e niente, adesso prossima fermata a Irolo, che dobbiamo anche fare benzina un po' tutti, e poi da Irolo rientriamo verso Locarno e poi verso casa. Teoricamente 18 qualche cosa siamo a casa. Anche oggi, come accade quando i giri durano oltre le 8 ore, il microfono esaurisce la batteria, che comunque ha già una durata straordinaria. Cosa aggiungere per concludere il video record? Sicuramente il Giro dei Passi Svizzera è un classico nel mondo del motociclismo, e proprio perché si tratta di un classico è un giro straordinariamente bello per i paesaggi che si attraversano. Fatto in pieno agosto, si avrà anche una temperatura ragionevole per almeno il 50% dei 400 km percorsi. Il rientro a quote basse invece è sempre una sofferenza. In ogni caso la bella compagnia, il piacere di stare in sella alle due ruote e i passaggi, i paesaggi unici che si attraversano ripagano ampiamente della temperatura estiva e della stanchezza che dopo molte ore di viaggio si fa sentire. Ci vediamo alla prossima avventura.